Ed eccoci qua in live con Bulletstorm. È stato consigliato questo stamattina praticamente. Anzi, vi ricordo che appena magari il volume si abbassa. Dicevo, vi ricordo che comunque se usate il link in chat o il comando instant potete comunque acquistare qualsiasi gioco ad un prezzo molto favorevole. E usando il mio link darete una mano comunque al canale, magari a crescere e a portare altri contenuti. Vediamo un attimo come questo gioco. Ah sì, come no. Cioè, sembra crescere il tuo. Sta tranquillo. Facile perché io sono una merda. Semplice. E vediamo cosa da questo gioco cosa ci offre. Ah, ho visto. Oddio. Calmati, calmati. Deve esserci stato un malinteso. Ascolta, amico. Ecco. Fatti un'altra bevuta, Gray. Ti aiuterà con la mira. Ti prego, ti prego, ti prego. Ecco, usa la mia arma. Guarda che il mirino è impostato un po' a sinistra rispetto al bersaglio. Niente male. Ora provaci tu. Ok. Prima risponderai alle nostre domande e minori saranno le probabilità che ti facciamo saltare la faccia. Ok, basta, basta. Ok, vi prego. Vi dirò tutto ciò che volete sapere, ok? Qualunque cosa vogliate sapere. Qualunque cosa. Qual è la taglia sulle nostre teste? È mezzo miliardo ciascuno. Sono un cattivo, eh? È raddoppiata dopo la razzia di quei rifornimenti. Sarrano in persona, lo ha comunicato. Mezzo miliardo? Non male. Per te, forse. Io valgo almeno il doppio. Bene. Apprezzo la tua sincerità con no, noi. No, ma che cazzo? Vi ho detto tutto! Vi ho detto tutto! Già, hai tentato di ucciderci, eh? E spiegarci perché l'hai fatto non basta per salvarti. Molto bene. Figlio di puttana! Molto bene. Ti ho detto tutto quello che so! Ma taci. Attenzione, sicuro. Era il terzo cacciatore questa settimana. Sarrano ci ha scatenato contro una banda di assassini. Andiamo. Un attimo solo, devo un attimo abbassare un po' il volume del gioco perché noto che è ancora troppo alto. Facciamo così, proviamo un attimo. Qualche nave confederata. Meritiamoci quella taglia. Io ricordo un po'. Oddio, come si chiama il gioco? Dannazione! Non ricordo, è uscito l'anno scorso il terzo, due anni fa il terzo. Semplicemente magnifico! Che gran bastardo! Stupido cacciatore! Hai detto che avevi controllato! Mai delegare dei compiti importanti a chi è sbronzo. Ma cazzo, si può sapere per quale motivo mandi a puttane ogni cosa che tocchi? Beh, tua madre è sopravvissuta, no? Ecco perché la vecchia ora cammina così. Passiamo di qua. Devo dirtelo io di abbassare. Sarebbe carino. Dimostrami il tuo affetto. Voi ragazzi siete... Cosa? C'è qualcosa che blocca la porta. Indietro, Doc. Me ne occupo alla mia maniera.
Sì. Chi di voi teste di cazzo ha lasciato quel cacciatore con una granata? Gray, siamo nei guai. Avvio la curvatura. Forza allora, sto arrivando. C'è rimasto qualcosa da bere. È sempre alto questo gioco, è una cosa incredibile. Non metterlo così. Che mazzo. Ma abbiamo del solvente in magazzino. Fare meglio, però non lo so. Abbiamo un problema. Mi servite sul ponte. Ora! Il tasto ponte. Ah, ho sempre zoomato. Attenzione signori, capitano sul ponte. Ho seguito la rotta dei rifornimenti della Confederazione. Uscito dalla curvatura, lui era proprio lì. L'Ulysses. Vi farò uscire da qui. Arriveremo in un campo di materia oscura. No, e lì staremo bassi. Non andremo da nessuna parte. Quella è la nave più famosa di tutta la Confederazione. Il generale Sarrano sarà a bordo. Il Natale è già qui, ragazzi. C'è un gran pezzo di merda, un omicida là fuori, che sta aspettando noi. E noi gli daremo una bella sistemata. Siamo con te, Gray. Sarrano ci ha davvero sistemato bene. Già, ma ora è diverso. No, sei ubriaco. Ancora. Non dureremo più di 15 secondi. Hai perso la grinta, esci. Come ho giurato, ti servirò, malgrado la tua avventatezza. Però... non morirò per la tua vendetta, Gray. Nostra vendetta. L'Ulysses tenta di aprire un canale di comunicazione. Armare i cannoni anteriori, mandiamo un messaggio. Se qualcuno vuole ammutinarsi, questo è il momento. Nessuno? E fuoco! Che scelta di merda. Andiamo, Ren. Sarrano rimpiangerà di non aver triplicato la taglia. Eliminiamo i cannoni esterni dell'Ulysses. Credevo che stessimo attaccando il pezzo forte della Confederazione. Che non saremmo finiti all'inferno da soli, generale. Voi verrete con me. Vi porterò tutti con me fino all'ultimo bastardo. 15 uomini sulla cassa del morto, yo-ho, e una bottiglia di rum per conforto. Morto così. Madre, che casino. I tuoi nuovi
nuovi stivali gravitazionali sono davvero deliziosi, Doc. Vedo che ti piacciono. Nessuno dovrebbe provare piacere a uccidere. Siamo soldati, non assassini. Forse preferisci un termine più soft, Ishii. Che dici di squadra terminazione persone sgradevoli? Sto perdendo la pazienza, Rel. Non è mia intenzione. Ma se volessi farlo, sarebbe il posto giusto. Vado. Bonsoir. Vai. Ma perché non facciamo una telefonata? Così li avvertiamo del nostro arrivo e inviamo loro il nostro itinerario, magari. Qualcosa non quadra. Considerando i mezzi a disposizione di Novak, dovremmo incontrare della resistenza. Va bene, allora. Al mio segnale 3, 2, 1. Io sono morto. Sarrano vuole che facciamo saltare quel terminale. Occhio allora. Quando ci prelevano. Stai calmo, capo. Siamo in orario. Ehi, che cazzo? Ti ho detto di innescare queste cariche, non di controllare le mail. Che state combinando? Che cos'è questa roba? La lista dei nostri colpi. Abbiamo oh, è bello, sì, è bello. Persone innocenti. Novak era un reporter. Più che sai, poi un mondo magari più andato più avanti vorrei ancora, perché è bello comunque, voglio è davvero con figo. Sarrano. Generale Sarrano, io... Che cosa cazzo ti è saltato in mente? Stai chiamando dal luogo della missione. Tu, gran pezzo di merda. Chiudi quella fogna e rispondi a una domanda. Queste persone ci hai fatto ammazzare dei poveri innocenti. Come? Poi tra l'altro costa pure poco questo gioco, eh. 2,60. Cosa credevi di fare questa volta? Ai brutti criminali, traditori, assassini agli ordini della Confederazione. Ci avete spacciato i bersagli per schiavisti, contrabbandieri d'armi, assassini. Sì. Ho mentito. E allora? Che abbiamo ucciso? Novak. Stava raccogliendo prove per incriminarvi, luridi pezzi di merda. Voi l'avete ucciso per insabbiare i vostri crimini. Esattamente che cosa regalato, facciamo? Sì, regalato, 2,60, praticamente, spendere un cazzo. Un generale valoroso di questa confederazione. Una causa che sostenete con tanto fervore. Non la squadra. Sacrificare con gioia le vostre inutili vite per difendere la sua sicurezza, la felicità dei suoi comandanti e sostenere la sovranità dei suoi governanti. Ora, voi cani fetenti, vi prostrerete portandomi le vostre scuse o mi fotterò le vostre vite. Io adesso ti ammazzo! Ehi, cazzo amico, ma che cazzo? Mi sembra che la decisione che hai preso per tutti noi sia piuttosto pesante. Ok, saliamo a bordo della Spectre verso i sistemi periferici. Fuori dai confini della Confederazione. Non credo che ce ne andremo da questo pianeta, Grayson. Vediamo che inizia a sparare. Oh mio Dio. Ehi, tutto ok, tutto ok. Non ti faremo del male. Andrà tutto bene. Ishii, stai calmo! Tenete duro! Combattete! E voi stareste sparando? Non si direbbe. La faccenda si fa divertente. Forza, Clay, mi stai facendo fare tutto il lavoro. Mamma mia, che cazzo di casino.
video fatti da molto. Ho fatto un video al secondo praticamente in questo gioco. Ishisato, tu sei famoso dalle mie parti. Ucciderti renderà famoso anche me. Ishi! Corri ragazzina, vai all'ascensore, scendi e vai dagli sbirri. Sta arrivando. Oh, Ishi sta morendo, amico. È fottutamente messo male. L'hai visto quello? Capsule di salvataggio dell'Ulysses. Ne ho viste un po' schiantarsi. Anzi, parecchie. Ma non importa. Alzate il culo, mi serve il vostro aiuto. A tutti il personale, evacuare immediatamente. Mio Dio. Ishi. Ishi. Merda! Morto? Riprenditi! Forza! Portatelo all'infermeria! Doc, se la... Vai e basta! È rimasto indietro, ragazzo. Guarda qua. La sua vita è appesa a un filo. Minchia, si vede. Dobbiamo andarcene subito da questa nave. Non abbandoneremo Ishi. No, finché esiste una possibilità di salvarlo. Ritiene di poter fare qualcosa. Devi aiutarlo, Doc. Con tutti i tuoi interventi di chirurgia cibernetica sul campo. Posso rimpiazzare le dita e gli arti, ma... Guardalo, Gray. Metà del suo corpo è maciullato. Provaci almeno. Lui lo farebbe per chiunque di noi. Forse... Forse potrei. Avrei bisogno di una cella energetica a fusione per alimentare la biogenzione. Ah, le abbiamo esaurite da mesi, Doc. Dannazione! Deve esserci un altro modo. Le capsule di salvataggio dell'Ulysses. Alcune sono state espulse. Aspetta un attimo. I motori vanno con quelle celle. Sì, signore. Andiamo, Rel! Il tempo stringe. Tienilo in vita. Noi torniamo subito. Vedi la cappa schiantata, ok. Sono sincero con te, capo. Stavolta l'hai proprio fatto fuori dal vaso. Lo so, ho fatto un bel casino. Aspetta, l'hai sentito? Un gran fottuto casino. E... Sei meglio del mio portafortuna, capo. Dal tuo culo sprizzano solo gioie, divertimenti e ogni genere di benedizione. Sta zitto, andiamo verso l'altra uscita. Che va a cagare. Non poteva esserci un modo peggiore per trascorrere la giornata. Forza, proseguiamo! Hai scelto il pianeta ideale. Serve quella cella energetica. Ishi sta morendo di sacquato. I selvaggi del posto stanno interferendo, Doc. Ce ne libereremo il prima possibile. Ignorando al punto giusto. Scegli in fretta, idiota. Fai quello che devi fare. Porca miseria, cazzo. Ulysses, abbiamo fatto precipitare quel bastardo. Sono certo che quando lo saprà Ishi si sentirà molto meglio. Preparati, dobbiamo farli fuori in fretta. Morto anche lui, ok, perfetto. Sì, un po' un calcio in bocca, come vuol dire la mia parte, un calcio in bocca. Quel pagliaccio. Divertentissimo, però.
questa cosa figa per poi morire. Final Echo, Elite. Così conciato non sembra poi tanto Elite, no? Le voci erano vere. I Final Echo utilizzano i cappi. Credevo che le armi a legame istintivo fossero fuori legge. Infatti lo erano. Vediamo come funziona. Posso quasi sentirlo adesso. Mi sto parlando. Ah, ottimo, capo. Sono davvero felice per te. Adesso cerca di renderti utile e vedi di aprire questa capsula. Si è bloccato di qua. No, si è bloccato di qua, no! Cacca, vabbè, aspetta. Dovrei avere il checkpoint per forza. Si è bloccato così a cazzo, porca troia. Così conciato non sembra poi tanto Elite, no? Le voci erano vere. I Final Echo utilizzano i cappi. Credevo che le armi a legame istintivo fossero fuori legge. Infatti lo erano. Vediamo come funziona. Oh, merda. Posso quasi sentirlo adesso. Mi sto parlando. Per non morire, lo lascio la stessa cazzata di lì. Adesso cerca di renderti utile e vedi di aprire questa capsula. Oh, cavolo! Prendi una di quelle celle. Ah, meno male, ti ringrazio. Avevo già dimenticato. Passo un altro pochino il volume perché vedo comunque abbastanza alto. Cazzo, è alto sto volume di sto gioco. Ok, dovrebbe essere meglio, spero. Così. Oh, porca troia. Può davvero dirsi fortunato ad avere un amico come me. Non credo che in molti altri arriverebbero a fare tutto questo per te. Doc lo curerà. Vedrai. L'abbiamo fatto. Forza, inseriscila. Comunque io qua l'ho abbassato il volume, ma veramente in game le cioè non ti capisco niente. Letteralmente non capisco niente. Levatevi dai piedi. Le cuffie. Anzi, fammi fare le cuffie. Cazzo, detto dove va? Non lo mando subito, ragazzo. Fuori! Ah, ok. Procedura in corso. Ah, posso, passare male. Soluzione. Il rumore sembra che siano quasi entrati. Doc, devi sbrigarti, potremmo avere delle visite. Cazzo, che
i condotti di ventilazione. Andiamo a proteggere Ishii. Avanti! Forza, cazzo! Dani qualcosa per quei bagni appena morire. Ehi, state in guardia, bastardi succhi a cazzo! Sistema sovraccarico. Ehi! Eccola. Niente, mi sa che è morto pure quest'altro. Esci. È stato bello combattere al tuo sparami. Fallo! Alla fine di questa live mi sa che diventerò assurdo, sicuramente. Aiuto. Aiutami, ti prego. Dolore. Esci. Grazie a Dio sei vivo. Dio. Dio non c'entra niente. Per favore, no, no. C'è qualcosa che... Ascoltami, Esci. Sei stato ferito nell'attacco. Doc ha reintegrato il tuo cervello col bioprocessore del robot. Non sarà facile abituarsi, ma ce la farai. È come un'amputazione. Io ti aiuterò, ok? Tu... Non vorresti aiutare me? Non mi è così semplice riuscire a capire come tu potresti aiutare me. La tua eccessiva sete di vendetta ha sterminato il nostro equipaggio. Mi dispiace. Ti dispiace? Ti dispiace? Ishii, ascoltami. Il bioprocessore, non lasciare che prenda il controllo. Non deve succedere. Io ti ucciderò, Gray. Non c'è un motivo logico per non farlo. Un cappio attitudinale final echo. Già, e allora... La comunicazione. Aprila, chiudi il microfono. Sento, tutti i sopravvissuti Final Echo a rapporto. Esca, sono Serrano. Io sono vivo, ma sono bloccato sul tetto di un cazzo di hotel. Muovi quel tuo bel culetto. I locali si stanno radunando. Io sono nella merda. Mi serve un aiuto. No, ma per forza domanda, perché io non sento niente. Cioè, io non sento la mia voce quando parlo. Serrano. È una cosa incredibile. Eppure ho abbassato il volume prima di far partire il gioco. E vabbè, mo abbasso il volume un po'. L'ho abbassato qua e sulla stream. E non serve un cazzo. E questo urlo. Probabilità di sopravvivenza. Vuoi tracciare la donna? Sì, certo. Troviamo la Troia, poi la seguiamo fino a Sarrano. Possiamo sfruttare il generale per andarcene. Ucciderlo sarebbe controproducente. Lo so quanto sia importante per te aiutarmi. Già. Certo, non pensavo di ucciderlo. Se arriviamo a lui ti porteremo. Ma non sembra, fuori. Meno male a lui. Conosco dei bioingegneri clandestini. Possiamo curarti, Ishii. Te lo giuro su mia madre. Se muoio svanisce anche la tua ultima speranza di redenzione. Credo di sì. La batteria del Warbot purtroppo è bassa. Se non mi ricarico nel giro di 30 minuti... Io morirò. Quei mostriciattoli di prima. C'è un loro gruppo numeroso a sud-est di qui. Devono avere delle celle energetiche. Allora, verrò con te. Ho capito, posso un errore di battitura. Infatti ho detto bene. Vabbè, no, comunque... Ma non so perché... Io mi sento tipo di urlare. Però se non urlo, meglio ancora. Roger. E se non è così, meglio ancora. Ok, fatto lui. Ma va a cagare. Ma
Allerta! Allora farò attenzione. Tu come stai? Il dolore è sopportabile? Non lo è. Ma non posso fare altro che resistere. Ti porterò via di qui, Ishii. Hai idea di che cosa possa essere, Ishii? No, ma proviene dalla Confederazione. Le date di contrassegno risalgono a più di un anno fa. Sarrano ha qualcosa di grosso in ballo. Ah, ok, sarà una sorta di potenziamento, se mi sa, qualcosa del genere. Le possibilità di abilità mi viene lasciato subito da previsto di abilità. Ok, perfetto. Ma porca di una puttana! Ti dice qualcosa? Analisi abilità di combattimento. Sembra che avrà un'ulteriore opportunità per classificare la tua efficienza. Siamo sotto attacco. Credo sia leggermente morto, poi non lo so. Sono spesi nel kit di fornimenti per questa lava, munizioni e potenziamenti, ricollego la... Okay. Punti abilità, database di abilità. Questa caricatore, aumenta capacità. Ah beh, sto dicendo comunque questa era una niente di particolare. Ok, perfetto. Sto venendo al punto giusto con questo gioco, ripeto. Resisti! Il campo base è più avanti! Usano tecnologia della Confederazione! È assurdo! Siamo nei quadranti periferici! Non ci sono colonie o truppe confederate da queste parti! Mamma mia. Non sento più niente, però va bene così.
contaminata da radiazioni a basso spettro. Nessuno di noi sopravviverà se ci fermiamo. Proprio. Abilità quando uccidere agire prontamente ai venti critici. Premi senza rilasciare bene uno. Come in vecchi tempi. Ho mappato il complesso. L'unica uscita è di sotto. Ambienti ristretti, un complesso minerario. Che ne dici? Sei pronto? No, non sono pronto a niente di tutto questo. Però oh, non fantastico. Oh, sto mandando pure le munizioni. Ti ho dato la porta in faccia. Ma spero di sì, perché penso di, cioè, penso che comunque hanno animazioni, nuove armi, qualcosa deve esserci per forza. Anche perché comunque altrimenti punto di abilità, sì, una volta che comunque ho comprato magari i caricatori per le armi eccetera, che servono a sto punto? Cioè non servono a niente questi punti che faccio. Lo vedo un po' più avanti, sinceramente, non, veramente non lo so sopra. I pirati non c'entrano. Chiunque abbia ingegnato questa roba non riavrà indietro il proprio deposito. Rimani concentrato, qui non siamo al sicuro. Aspettiamo un attimo. Allora, tiri abilità. Ma questi sono i punti che posso fare. E fino a qua tutto a posto. E come posso fare i punti? Questi sono i punti di abilità accumulati e va bene. Blocca tiro caricato. Eccola, sono tutti colt. Tutti mono è finito. Da questa parte. Come vedi allora abbiamo potenziato l'arma, però. Potenziamenti miei, tipo di. Come posso ammazzare le persone, eccetera, ancora no. Buongiorno, amico mio. Il ragazzone è proprio indaffarato. Slago, io fare pipì. Slago presto farà pipì con gli angeli. Io fare pipì, va bene. Prendi colpi. Ma penso di sì, guarda. Anche se mi hanno detto che comunque il gioco non è che dura molto. Mi ha detto che comunque dura un. C'è abbastanza potenza 3-4 ore. Per bene. Per portare la parola di Dio a tutte le orde aliene dell'universo. Distrugge tutto. Non lasciare a questi selvaggi nessun mezzo per darci la caccia. Mi piace il modo di ragionare del tuo nuovo cervello. Come si distruggono? Sembrano entusiasti del tuo piano. Uccidili tutti! Non ho più tempo! Ho quasi esaurito l'energia! Ti dico, porca droga! Ah, vaffanculo, si dà troppi colpi. Non ci arrivo. Come è salito sopra non si può salire. Ho sbagliato.
Ottimo, allora. Ma è l'ultima nave. Tutte distrutte? Yes. Non ne vedo altro, quindi detto così, sì. Un terminale per perforazioni di profondità. Usa dei pistoli. Mi serve. Mi servono delle munizioni. Per forza. Purché ci sbrighiamo. Il sito dello schianto dell'Ulysses è dall'altra parte della città. Forza, belli! Prendete i miei regalini, fette genetiche! Mamma mia, che cazzo di casino. Faccio la mia furia. Ok, perfetto. C'ho io? Ah, non è. Non si è incapace, semplicemente. Altra carne fresca tra noi. Uno ci gioca una volta, ci gioca due, ci gioca tre, poi alla fine impara. Poi ci gioco da quando ero bambino a giochi così, quindi sa che magari c'ho un po' più di esperienza, va, diciamo così. Stanno ripiegando! Attagliamoli nelle loro terre! E dicevi di non scherzare! Questo sarebbe proprio un bello scherzo, amico mio! Tu di là, via! Vaffanculo. Che bella roba. Un bel riscaldamento per quando metterò le mani su quella stronza della Final Echo. I Final Echo non erano che i nostri rimpiazzi, Gray. Altri giocattoli senza. Ah, secondo me ci vuoi riuscire invece. La tua rabbia è mal indirizzata. Allora, vediamo un attimo. Qua non posso fare ancora niente. E ok. Qua che posso fare? Potente tiro caricato. È probabile che si possa sentire in colpo. Ah, ok, perfetto. Quindi le munizioni così le posso trovare, non devo per forza trovarle in giro a cazzo. Mi ricorda molto Duke Nukem Forever, Duke Nukem. Oppure mi ricorda anche. Come si chiama? Wolfenstein il primo. Oppure mi ricorda pure l'altro, Doom. È un miscuglio di quelli praticamente. Un FPS vecchio stile. Un po' ignorantello. Sono sicuro che ci riuscite a giocare. Cioè, secondo me chiunque ci può giocare. Non mi sento molto bene. È come se stessi rallentando. Tieni duro, lasciami il lavoro pesante e stammi vicino. Thank you.
No, non penso. Ah, non credo proprio, secondo me, riuscisse a giocare e basta. Questo non mi sta venendo. Sai che è morto. Ci siamo, Ishii. È ora di cena. Un attimo. Merda. Nessun ingresso. Si è ricaricato però. Mi hai fatto cacare sotto. Mi sento molto meglio. Mi fa davvero piacere. Gray, ho sovraccaricato l'intero complesso. Prevedo una detonazione imminente nei generatori gravitazionali. Allora io prevedo un'imminente fuga da qui. Finalmente la fortuna ci sorride. C'è un vagone merci. Ultimo treno in partenza dalla città esplosiva. Forza! Ah, cagata. E guarda che precisione, no? Che cazzo. È morto. Ehi, bellezza. Vieni qui. Ti ho messo addosso un po' di pressione. Arrivano! C'è del carburante, ma servirà qualche minuto. Subito che questo serva ci aspettano. E nemmeno quei generatori a fissione. Non ci sento più. Chi è sto coso? Un'altra eroia! Sei pronto a combattere! Li ucciderò tutti! Per Doc! Per Re! Bello di averti di nuovo con noi, esci! Va a cagare!
Ma comunque, raga, è ignorante, è pesante, cioè pesante, è assordante, però mi sta piacendo. Pure tanto mi sta piacendo. Ma che cazzo? Nemici in arrivo, fai fuori per gli stronzi! Farci pure la voce, siamo aperti tutta la notte. Sì, così è stato assolutamente, anzi. Mi stavo divertendo tantissimo, quindi sono contento, intanto. Controllo! Io come devo fermare il treno, scusate. Yep. Mamma mia. Come cazzo è possibile? Ecco fatto, un altro sistemato. È che non figlio di puttana. La ruota ci sta incollata alle chiappe. Spara a quelle cisterne, sbattila fuori. Oh sì. Oddio santo. Penso che sia rotta, ma non ne sono dubbio, non ne sono sicuro, anzi per niente. Mamma mia, le orecchie! Mi sento più. Esci, tutto bene? Sono vivo. Bene. Sapevo che nel mio culo ci fossero tutte quelle ossa da rompere. Arrampichiamoci. Questa cosa regge per miracolo. Bene.
del ponte. Sembra resistente. Lo scopriremo presto. Porca troia! Ahia, che dolore. Wow. Non avevamo speranze di farcela. Qualcuno lassù desidera ardentemente che ce la caviamo. Ok, perfetto. L'anno è potenziato al massimo. E con il coso, no? Generale. Un barlume di fortuna in un mare di disgrazie. Adesso forse qui. Ah, no, no, no. Destino mi ha riservato un carico spettacolare di felicità. Fine della strada. La scappata sarà accessibile da questa grotta. Ah, mi piace questo ottimismo. Guarda quanto è grande. Se hai finito di ammirare il panorama, ti informo che ho trovato l'uscita dall'altro lato della caverna. Con quella logica binaria che cerca sempre di prendere il sopravvento. È una lotta senza fine nel tentativo di mantenere il controllo della mia mente. Beh, prova a scherzare, usa un po' di sarcasmo. L'intelligenza artificiale non può interpretarlo, ti aiuterà a resistere. Ah, che schifo. No, no, che cazzo facendo? Perfetto. Oh, bene, che cosa abbiamo davanti? Signore e signori, un nido. Speriamo che la madre abbia traslocato. L'unica via di fuga è passarci attraverso. Un nido di chi? Merda, vediamoci di qui alla festa. Qualunque cosa
quel verso, spero non tenga troppo a pelle uomo. Ma qualunque cosa sia incazzata e sta dietro di noi. Zitto e corri! Via, via, via! Andi qua, devo andare, non riesco dove andare. Ah, qua. Vorrei capire che cazzo è, però. Andiamo, riparalo! Una riparazione elementare! Potrai vantartene quando saremo in volo. Decollo! Ok, andiamo, via. Sai una cosa, quel buco era un bel posto per pescare. Devono esserci certi pesci. Presto potrai fartene un'idea di persona. Pesiamo troppo, precipitiamo! Da cazzo, non me lo dire. È una grossa montagna di disgrazie proprio dietro di noi. Gray, il treno perde carburante, sparagli! Che non poco fa ammazzare. Stiamo precipitando. No, 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 no. Tutto ok. Tutto, tutto. Sto bene. Ma non credo proprio. Chissà cosa avrà combinato tutta quell'acqua alle suture o ai circuiti. Sto bene. Ok, ok. Datti una calmata. Sì, andiamo. Ci stiamo avvicinando al segnale. Quel soldato Final Echo è vicino. Oh, cosa? Oh signore, è enorme. Chi costruirebbe un posto come questo per lasciarlo a dei selvaggi? Forse sono ancora qui. In area, ostili multipli. Mettiamoci al lavoro. Davvero più questo gioco. Beh, scommetto che da qualche parte c'è un bar. Potremmo farci uno scotch. Se solo provi a guardare una bottiglia, ti scortico vivo. Fa parte del programma di disintossicazione. Dietro le colonne! Thank you.
Ah, così funziona, va bene. Controlla il segnale. Deve oh, non sto divertendo la domanda. Troviamo questa troia e torniamo a casa. Quanto manca? Per un pelo. Forza, esci! Fai del tuo meglio per rovinargli la festa! Che cazzo? Non volevo pregarmi. Ma che cazzo? Ora capisco perché siete così incazzati. Questo classico della disco ha dato il via alla terza guerra mondiale. Brucia, mostro, brucia! Che sta diventando io letteralmente sparato in culo, ovviamente. Perché mi sto facendo ammazzare queste cose, però subito.
Però dentro durante queste... Sì, durante comunque queste sparatorie infinite, questo qua c'ha pure il tempo di ubriacarsi, ottimo. Non va bene. Ottimo lavoro laggiù. Mi ricorda un soldato che conoscevo. Sono sempre quel soldato. Eri troppo ubriaco per ricordare chi eri. Cosa interessante? Niente? Va bene. Sì, sì, è un concettino per riprendersi praticamente, giusto per... Poi concettino, minchia, cioè se lo brega subito. Devo fare punti. Devo fare punti. Lascia perdere, concentrati sull'artigliere! Credo siamo. Ma che è? Dio, fammi saltare. Perfetto, devo fare più punti. A quanto pare la ragazza ha ricevuto un caldo benvenuto. Ci sono decine di morti. Avrà ricambiato l'ospitalità.
Siamo sulle tracce di un abile soldato. Già, ma ha lasciato una pista, quindi non immagina che le siamo dietro. Se si accorge di noi, sarà difficile convincerla ad assecondare la nostra fuga. Se ci dà dei problemi, si ritroverà il mio stivale su per il culo. Ne vuoi un po', mostro? Damigella in pericolo, proprio davanti a noi. Fanculo, specie primitiva. Andiamo, non sai fare di meglio? Ehi, identificatevi, o apro il fuoco. Senti, signorina, siamo bloccati qui. Aiutaci ad andarcene. Ah sì? Perché non andate a farvi fottere? Se voi merdosi provate a seguirmi, vi seguo le palle! Che stai dicendo? Vuoi segarmi le palle? Io segherò le tue, allora! Che te ne pare? A proposito di segare le palle... Cazzo! Una situazione precaria per te. Sì, giusto. Coprimi, il momento è precario. Morire. Non ho proiettili. No problem. Ci penso io. Il segnale è andato. Ci ha beccato. Ah. Perfetto. E che cazzo? Ottimo lavoro! Ma che cazzo? Primo punto per la signorina! Pure. Vada a cagare. Guarda. Thank you.
Mannaggia la troia. Un'euforia dosolviana vi avvolgerà nell'orrorifica tana del mostro, con un divertimento a sette dimensioni per voi. Allora, pronto per la scampagnata? Andiamo, o almeno proviamoci. Scusatemi il silenzio della live, però mi sta prendendo davvero tanto il gioco, quindi sto cercando di... Stavo tutto in silenzio così a giocare. Cerco di parlare un po' di più. Benvenuti alla terribile, agghiacciante tana dell'orrore! Entrate se ne avete l'ardore! Scrutate la pedina! Un attimo. Questo non so quale cazzo sono. Ah, è un fucile a pompa essenzialmente, ok. Amico, queste cose non c'erano quando ero piccolo. Immagino che ai tuoi genitori la cosa non sia dispiaciuta. Sembra che ne manchi uno. Vedo lo scopo di tutto questo. No, avanti. Vuoi dirmi che non muori dalla voglia di fare un po' di casino con uno di quei Megatron? Non va bene. I proiettili non hanno effetto. Sicuro? Mamma mia, che cazzo. Ho trovato qualcosa. Ma che diavolo? No, deve essere uno scherzo. Andiamo, forza! Hanno attivato questo meccanizzato. Yeah.
libera. Allora, ora... Minchia, che cosa sta cambiando da solo? Spero che ti sia divertito. Guarda un po', abbiamo un bel telecomando a distanza. Dannazione! Questa merda è anche meglio di quello che sembra! Fantastico, andiamo! Tra poco ci vuole pure. Perfetto. Area sgombra da questa parte. Proseguiamo. Ah, ok. Di qua. Quando cazzo esce qua? Avanti a noi! Ammocca!
Fatto. Stiamo uscendo, eh? Forza! Ti stanno girando! Attenti ai fianchi! Attacca, cucciolone! Semina la morte tra gli umani! Non era male, ma non era alto 30 metri. È un party fantastico, venite a vedere. Prendete un robot e seminate la morte con me. Mi spiacerebbe chiudere la bocca. E chi cazzo mi ha sparato, porca troia? Ok. Ci stanno girando! Attenti ai fianchi! Attacca, cucciolone! Semina la morte tra gli umani! Piacerebbe chiudere la bocca. Attenti alle spalle! E che palle! No, non ce l'hai di qua, cazzo. Tutto ok, usciamo. Siamo due. Adi là. Sai, avevo pensato di chiamarlo Waggleton Peterly Like, ma non ho fatto in tempo a dirglielo. Comunque, non lo dimenticherò. Non erano qui per noi, Gray. Facevano la guardia a questo buco. Forse gli piaceva particolarmente.
forse non gli piace per nulla quello che può uscire. Ne erano parecchi. Deve esserci qualcosa di dannatamente pericoloso lì dentro. Quindi noi entriamo. Ovviamente. Ovviamente. E scherzi? Non sembra così terribile. I sostegni sono in pessimo stato. Meglio uscirne alla svelta. Ah, questo è sicuro. Non avevo certa intenzione di fondare una città qui. Troppi motociclisti smembrati. Continuiamo a spostarci. Attenzione, Grezia del Rudezzo. Chiudi la bocca e corri. Dobbiamo uscire alla svelta. Niente, siamo bloccati. Aspetta, c'è qualcosa. C'è una porta qui. Pure. Era fottutamente vicino. Ci serve una bella imbottitura per le chiappe. Non sono abituate a essere maltrattate così. Al momento non sono interessato a quantificare il livello di violenza tollerabile dal tuo culo. Andiamo. Ci sarà già una nave in rotta per Sarrano. Se vogliamo arrivarci, dobbiamo fare in modo che sia lei a portarci da lui. Ci serve viva. Allora prendiamola viva. Solo. Ok. Come va? Di merda. Il dolore è immenso. La logica artificiale cerca continuamente di prendere il sopravvento. Tieni duro, cerca di resistere. Che vista. Ti va di sfogarti? Intendo in un modo inequivocabilmente eterosessuale. Come farebbero due veri duri segnati dalla vita militare in un ascensore? Che risata nervosa. Forse la tua parte umana ha afferrato la battuta. O forse al tuo lato robotico in fondo non dispiace come sto con questi pantaloni. O magari entrambe le cose. Ehi, non voglio certo giudicarti, sono un bel uomo dopo tutto. No, merda! È di un gruppo diverso. Rilevo una bizzarra composizione cellulare. Mio Dio! Hanno mutilato gli altri brutti cecchi! Ai bastardi piace strisciare nell'ombra! Questi stronzi sono rapidi e astuti! No!
cazzo. Cecchino in alto, merda. Bel colpo. Ce ne saranno altri. Resta al riparo. Di sopra. Forza, dammi un bersaglio. Figato. No, cazzo, sto sbagliato. Che è molto probabile. Se arrivano fino a lei, non resisterà a lungo. Già, abbiamo poco tempo. Sì, mio Dio, si meritano il peggio, ma questo... Non capisco niente. Zero di zero. Altri cecchini. Sono troppo lontani. Usa il visore di fuoco. Uccidili. Mi serve il tempo per arrivare al ponte. Poi sono quello del cazzo di grosso. E che cazzo?
Usciamo di qui. Gray, aspetto. Un attimo. Dovremmo esserci. Munizione, munizione, munizione. La famo? Ma ce la fa. Eccoli che arrivano. Non c'è tempo, andiamo. Spero che quella tenga duro. Insomma, che facciamo se crepa? Che facciamo? Moriamo anche noi, Gray. È il nostro biglietto per Sarrano. La sola via di fuga. Già. Dammi un po' di calma, Belluri. Emboscata!
fissatore di morte! Qualcuno cucinava questa roba? Incredibile. Non voglio sapere la ricetta. Il segnale aumenta, l'obiettivo è vicino. È in qualche piano più in alto. Ok, preparati. La battaglia ci aspetta. Vuoto, il segnale non funziona. No, lei è qui. Mi sa che è morta. Datti da fare, potremo anche uscirne. Usa l'attacco di rompente. La cagata. Vaffanculo pure tu. Che cazzo, andiamo su. Affanculo. Resta poco tempo! Mamma. Questo è fatto. È fatto.
cazzo sono? Là, dobbiamo farla uscire! Ora! Oh my God. Un'altra spedita agli angeli. Mannaggia, ma come cazzo non sto ammazzando. Mamma. Apri! Sei solo un pallone gonfiato, stronzo! Che cazzo, quanta violenza, dai! Mi chiedi perché fino a dove l'abbiamo fatto? Beh, è una cosa diversa, Ora credo sia definitivamente morto. Wow, bel lavoro. Ah sì? Fallo, culo! Lo sai chi siamo? Siete quei due cazzi flosci che ci hanno attaccato. Facci piano. Dedeco, una squadra di stronzi che è andata a puttane e ha ucciso 10.000 tra uomini, donne e bambini. 10.000 innocenti. L'hai sentita, Ishii? 5.000 in più rispetto all'ultima volta. Che cosa vi è saltato in testa? Roba da mediocri. Non potevate semplicemente andarvene? Non avevamo scelta. Con la taglia della Confederazione su di noi, dovevamo distruggere l'Ulysses. Ehi! Tranquilla. Noi continuiamo. Ah! Dov'è la zona d'evacuazione? Ah! Hai intenzione di aiutarci? Diamoci un taglio. Vogliamo tutti la stessa cosa, abbandonare questa roccia. Qui intorno è troppo pericoloso perché tu possa farcela da sola, tesoro. Noi aiutiamo te a evadere e anche tu aiuti noi. Ecco l'accordo. Va bene, ma se provate ancora a toccarmi, vi faccio a pezzi. Andiamo. Ehi, diamoci una calmata. Lo so, non possiamo fidarci, ma lei ci serve viva. Io non mi fido di voi due e non ci metterò niente a farvi un bel buco in testa se tradirete la mia fiducia. Mi dispiace. Ok, bene. Andiamo. D'accordo. Ho fatto, posso andare, vai. Un ottimo lavoro. Signore, che razza di psicopatico può fare così? I Creep e gli Skull sono in guerra. Skull? Gang umanoide,
Stupidi tatuaggi e mancanza di immaginazione, cose così. Il cibo scarseggia, quindi gli Skull trattano i Creep come bestiame. I Creep allora cercano vendette e massacrano tutti gli umani che trovano. Accidenti, è un vero casino. Forse è meglio così, non baderanno a noi. Oh, ma lo faranno. L'unica via di fuga è proprio attraverso quel casino. Mannaggia il cazzo. Dopo totalmente perso, guarda. Sì, sembrava Deadpool, sì, però è vagamente comunque. Vabbè, alla fine è un po'... Tutti i giochi di... Quelli dell'epoca... Vabbè, dell'epoca, mica tanto poi. Vabbè, quei lampo più vecchiotti è preso da quella spugna quella là. E poi la storia comunque è ironica come Duke Nukem oppure appunto Deadpool. O cose così. Altri scavo! Ah, quello che ho ucciso di sopra? Ah, mica tanto. Ah, caga. Caduto giù. Altri quattro cazzoni stecchiti. Oh, non so cosa si può, non scappa niente. Non vedo niente, non è scappare niente. Devo fuoco da solo, guarda. Cazzo, sto solo io. Calma. Ok. Esci, fai una scoperta. Io tengo la ragazza al sicuro. Ehi, andiamo alla grande anche prima che tu e Frank, il robot giapponese, entraste in scena. E io Grayson sono Hunt, l'esempio che mi hanno addestrato a non seguire. Ma porca troia. Vabbè. Ma che cazzo è questo? Questo cavolo non si può dire, vaffanculo.
che va a cagare. Dobbiamo farlo per cercare se magari non so. L'unica via è tra questi ingranaggi. Bene, muoviamoci. Questo, ecco. Questo è un generatore magnetodinamico. La corrente può far esplodere in mille pezzi l'intera diga. Ho sistemato le cose, andiamo. I motori stanno per staccarsi. Allora sbrigati. Non lo sapendo, bravo. Oddio. Oddio. Datemi da cadere da sì, ragazzi. Andare avanti. Vai a esplodere anche il secondo e siamo a posto. Con l'ultima andata lì. È solo una testa di cazzo. Via, forza. Poi potrai lamentarti di come ti ha salvato il culo. A volta però. Vaffanculo, non riesco a prenderlo laggiù. Male, male, male. La diga sta crollando. Altri Vulture! Siamo bersagli facili! Era questa l'idea o il piano migliore? Sei tu che hai fatto casino! Io ho solo cercato di rimediare! Pure. Che cazzo è?
Già, però vedere un genio come te all'opera mentre ci risolve i problemi è sempre una gran gioia. Il tuo salvezza racchiude un'ombra di verità. Ho fatto metà del viaggio a mollo. Ma puzzi ancora come un topo di fogna. Che coincidenza, topo di fogna è il dopo barba di Ishi. Uno dei miei è disperso. Troviamolo ed è fatta. I Creep hanno il mio cappio con la sua posizione. Su quel ponte avremo una vista migliore per cercare la sua capsula. Perché parli piano? I rapporti parlano di questo posto come la zona proibita. Mi segui? Ah, un posto pericoloso. Guarda la capo. Riesci a vedere qualcosa? Sì, penso di sì. Cercate di non fare casino. Allora devo andare a capire una canzone e basta, non devo fare altro. Si è mimetizzato. C'è voluto una mano fino a qua. Quindi? Ah, ok. Vadi. Andiamo. Guarda, non io butto per aria le persone, non riesco ad alzare una cazzo di cose così. Ma un po' convulso. Puoi passare attraverso l'edificio? O magari demolirlo? Grazie per il follow, Niasco. E benvenuto soprattutto. Io nel frattempo sto cercando di dire dove cazzo devo andare. Non penso qua giù. Questo qua. Ah, eccolo qua. Prenditi come a casa. Talvolta la violenza è l'unica via. Purché sia. Allora, 2 secondi che mi stavo distruggendo il cervello, tutto sto rumore di spari, eccetera. Ok, ti ho caricato, non posso sbloccare più niente, perfetto. Scommetto che mutazioni omicide. Ok, questo ci fa capire che non dobbiamo. Piante carnivore venusiane. I rumori ne rilevano la posizione. Oh. Vegetazione mutata, per lo più senziente. Hanno divorato metà squadra al mio primo viaggio. Che bastardo.
Mamma mia. Quando casino. Quindi... va a cagare. Un po' di posa per il cervello magari, grazie mille. Eccola. Sembra proprio che quegli scalbastardi ci stiano addosso. Non siamo noi il bersaglio. Vanno dritti verso quella capsula, quella dove si trova Serrano. Dobbiamo arrivare per primi e proteggere il generale. Grazie mille, grazie mille. Figurati, quando vuoi siamo qua. Con le tue vere motivazioni. Senti, non ti far nessun problema. Via da questo pianeta e io. Ehi! La nostra amica. Eccola. Se non intendi cooperare, non c'è nessuna ragione per cui noi dovremmo lasciarti. Sentiamo la mappa. Qui comando io. Tu fai quello che dico io. Provaci ancora una volta e ti spezzo l'osso del collo. Che bell'amico. Un tempo lo era. Si è fidato della persona sbagliata. Parcheggio, quindi stensiamo i felici. Stata bloccata. Non vedo percorsi alternativi. E tu, Trisca? Vediamolo giù, no? Li vedrebbe. Allora dacci una mano, Cheater. Non mi sento molto in vena al momento. Se ce la fai tu nei prossimi 15 secondi, ti farò esprimere un desiderio. Ah, potresti pentirtene. È una vera chiavica. Grazie mille. Ah, no, lo rifaccio. Te lo metto in culo. Benvenuto al parcheggio. Strada bloccata. Non vedo percorsi alternativi. E tu, Trisca? Persino una scimmia li vedrebbe. Allora dacci una mano, Cheater. Non mi sento molto in vena al momento. Se ce la fai tu nei prossimi 15 secondi, ti farò esprimere il mio desiderio. Ah, potresti pentirti. Tu faccio strike. Bene, eccoci qua. Il desiderio? Ok, tu... perdona Ishii. Non è cattivo. Ha passato momenti difficili. Come tutti. E va bene. Ci proverò. Vabbè, ha appena dato l'amico. Cosa credi sia successo qua? Il luogo è stato inondato con radiazioni solari. Hanno provato a evacuare i turisti. Benji! Li sento. Io stavo parlando, non ho capito che cazzo. Viene. A sinistra! Ok. Che fallo. Ah,
schiena. È un mega condensatore confederato classe Rino. Era lo zaino, bastava dire questo. Lo zaino è il suo punto debole. Non riusciamo a penetrare quella corazza. Fatto bene, ecco. Oscurità, arrivo. Spero tu sia pronta a ricevermi. Tutti i caricamenti sono rapidissimi. Ora non so se magari perché il gioco è stato... è stato rimasterizzato bene oppure altro, però comunque veramente molto 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 rapidi. Anzi, da tempo comunque non vedevo un gioco con le cose così rapide praticamente. Usiamo. Strano composto biologico. Idiota, stai alla larga! Muori! Muori, brutta troia confederata! Che accidenti avete voi due? Datevi una calmata! I principi attivi psicotropici dissociativi presenti in quelle cose causano allucinazioni violente. Un anticalumè della pace. Sì, detto in parole povere. Che? Allora, vediamo un attimo nuovo. Che cazzo. Ma quindi mentre c'è il fucile così e boh, questo è ovvio, questo. Ok, ok. Questa è letteralmente roba alla tomba. Comunque. Anche la peggior feccia ha un'utilità. Ma ecco perché nonostante tutto sei dei nostri. E che cazzo? Questo non si rompe. Faccio strada io. Vaccinato. Aprirò il cancello. Non avevo visto la scala. Ci sono. E che si muove? Subito il culo, amico. Vuoi andartene da sola? Accomodati, dolcezza. Ma io... Aspetta, ricevo qualcosa sul cappio. Quel vecchio bastardo metallico sta inviando un segnale. Dannazione, è sottoterra e si sposta anche rapidamente. La pianta lo sta portando al nido. Di colpo, madama, ha una laurea in botanica. No!
Di certo vedo una pistola abbastanza grossa. Le dimensioni non contano, è importante come lo usi. Quello è solo un luogo comune. E muovi il culo, Ishii è nei guai. Ishii non si muove. È quello che la gente fa quando è morta. Grazie per l'ottimismo, molto tenero da parte tua. Che qua giù abbiamo trovato l'anticamera dell'inferno. Madonna. Oh, ma che cazzo. Ma tu piccolo cieco, ehi, l'hai sentito? Nasci al riparo. Quando cazzo sta? Ecco qua, vaffanculo. In arrivo, è parecchio incazzato. Ci sono scherzi della natura dietro ogni angolo. Yeah.
Ho immaginato. 300 metri! Siamo a metà strada. Stai allerta. Ad ora non ficcarsi nei posti stretti. Cosa mi sembravano più? Niente, va bene così. Qua invece. Io non mi ci avvicino neanche. Spacchiamogli la testa. Esce ai minuti contati. Che cazzo hanno muore? Silenzio. È come un mausoleo. Cos'è la stanza della meditazione, credo? Non sembrano tipi così riflessivi. Preparati, ci siamo proprio sopra. Guardati le spalle, rimani allerta. Ogni pianta potrebbe essere connessa al mostro. E in cosa ci stiamo addentrando? Quel giardino, al centro dell'atrio. Lo stesso dove è scomparso Ishii. Smettila con l'ottimismo e spara! Morto? Quel figlio di puttana sfrutta una specie di bolide! Non vedo più niente! Mira nella sua direzione e apri il fuoco! Ah!
Mamma mia che c'è voluto. Ehi, ho avevo la testa in giù, che cazzo è? E io che pensavo che questa giornata fosse iniziata male. Muoviti! Se quella bestia ti azzanna non ti piacerà! Attento, Gray! Spare! Spara quelle fottute cose, non farle avvicinare! Ne arrivano altre! È morta, sì, è un casino esagerato, non capisco un cazzo, guarda. Io sto sparando ma non sto comendo un cazzo. Morta? Niente male davvero? Madonna santo. Che cazzo di casino. Forza sorella, gli stiamo dietro. Sugli escrementi. Ehi, lavati bene dietro le orecchie, mi raccomando, sfrega bene. Per caso vuoi assaggiare anche tu quello schifo? Dacci un taglio. Una minaccia. La cosa più simile a un grazie che potevo aspettare. Per la miseria, questo sì che è un bel casino. L'edificio è crollato. Possiamo usarlo per attraversare. È una marcia suicida. È vero? Che novità. Oh, che risposta da duro. Lo sai che voglio far colpo su di te. Allora datti una mossa. Gray, riguardo quello che è successo prima. Lo so, stai lottando contro l'intelligenza artificiale. E ce la metti tutta, amico. Ecco un'altra casa. Ah, vabbè, amico. Ok, forza, illuminaci.
Ovviamente vi ricordate di Serrano. Io di sicuro. Serrano diede l'ordine di fare pulizia qua giù. Aveva ordinato di annientare i mutanti e le gang, lasciando la città in... Utilizzò questa missione come test per alcuni candidati della squadra Final Echo. Un anno fa io guidavo una divisione su questo pianeta. Ah, e devo dire che hai fatto uno splendido lavoro, davvero. Polizia perfetta, missione compiuta. Abbiamo sottovalutato la situazione. In pochi ce l'hanno fatta. L'operazione Anarchy è stato un vero fallimento. Quindi i dati sull'abilità di tiro sull'interfaccia visiva del Cappio sono un'analisi di combattimento. Si tratta di punti usati per autorizzare un apposito kit a rilasciare rifornimenti. I soldati migliori erano riforniti, gli altri restavano a bocca asciutta. Darwin sarebbe orgoglioso di tutto questo. Selezione naturale all'ennesima potenza. Guarda, altri scout. Già, e sembrano piuttosto determinati. Vogliono rubarci il cestino delle provviste. Eccola. Ecco cosa. L'unica strada per scendere. Spero ci sia qualcosa di soffice in fondo a tutto questo. Non c'è tempo, andiamo. Prima le signore. Siete pronti per un bel party? Mamma mia, quando cazzo ce ne stanno. Stai prendendo in giro? Mi senti questi rumori? Il posto. Magari sto dicendo qualsiasi cosa, altre questi rumori. C'è una cosa che non sento. Peraltro che sto qua detto senti questi rumori, mi sento della qualsiasi tranne quello. Altre scale ansiosi di crepare. E io sono ansioso di farli fuori, meglio di così. Non conosco
Non ho mai tolto il fastidio di saltare di là, guarda. Perfetto, vaffanculo, no? Mamma mia. Non penso che ne abbia bisogno. Oddio, corri. Va cagare. Oh, che cazzo. Ah, veramente effettivamente pesante, eh. Che cazzo? Si fa sul serio? Corri!
dove devo correre? Ah, qua. Accidenti, siamo troppo lenti! Quelle cisterne, l'onda d'urto, prova! Sparo alle cisterne, è quello che volevo sapere! Che cazzo? Che gran rottura di palle! Tutto quanto! Ah, sì, sono sicuro che ormai il peggio è passato. Certo, come no? C'erano dei vagoni funzionanti l'ultima volta. Ne rilevo uno nei paraggi. Ok, andiamo. Ok, parlo io. Allora, ragazzi. Niente, io chiudo qui. Visto che comunque abbiamo passato già da 5 minuti l'una, però vabbè, almeno ho voluto fare le 3 ore, visto che non sono partito alle 10 per... domani vediamo di finire il gioco, sicuramente non so quanto ancora manchi, non so se manca ancora molto, se manca ancora poco, questo non lo so, e nel caso però sceglierò magari qualcosa anche da portare con lui, poi vedremo, insomma. Domani pomeriggio invece ci vedremo un'altra volta con Harry Potter per continuare il primo e la pietra filosofale e nulla, quindi a questo punto vi do la buonanotte. Se riesco magari a passare di... ecco qua, l'ho fatta. Ecco. E nulla. Grazie mille a tutti per aver seguito, grazie ai nuovi follower, grazie sempre comunque per darmi un supporto, anche comunque stando in live. Non ho bisogno di sub, non ho bisogno di follower o quant'altro, ma anche stando in live per me è già un grosso inizio. E quindi nulla. Buona serata a tutti e fate sempre belle cose.